giovedì 25 maggio ci troviamo a Roma per un nuovo workshop di Infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Il tema delle giornate legato alle prestazioni energetiche, sistemi di certificazione normative. Oltre 200 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione. Tante le aziende che hanno anche raccontato le novità presenti oggi sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Nome è un marchio e una garanzia, ovviamente. E da una parte è un lustro se tutti cercano di imitarci. Dall'altra parte ha delle prerogative difficili da imitare, garanzia, durata, portata dei carrelli, lo stesso materiale con cui ho composto, che non è una lamiera zincata ma è un allo zinco, ovvero una miscela di alluminio e zinco, per cui anche se viene graffiata non esce fuori ruggine perché non viene via la zincatura. Abbiamo i carrelli che portano 120 kg, abbiamo delle garanzie a vita o di 20 anni sullo scorrimento, a vita sull'anticorrosione, e poi studiamo sempre prodotti nuovi. Questo è l'esempio, una nuova soluzione per la doccia, per eliminare le barriere architettoniche, quindi eliminare il piatto doccia e fare un unico pavimento a filo per i diversamente abili, insomma. Quindi siamo sempre allo studio di nuove soluzioni. Gli altri ci imitano però chiaramente sui prodotti base, perché noi abbiamo comunque uno studio di progettazione che alla bisogna studia anche prodotti necessari per risolvere un qualsiasi problema, quindi è chiaro che è per questo che è top. Nell'immaginario comune il marchio Scrigno è produttore di porte, non di cassa metallica per risolvere un problema e far scomparire una porta, quindi ancora c'è, pur conoscendo bene il marchio, ancora c'è una mi passi il termine, una sostanziale ignoranza nel concetto reale, vero e proprio. Quando vai da un rivenditore chiedi: mi dai una scrigno intesa come sistema di scorrimento, non come brand. Il brand è più identificato come un produttore di porte, e quindi abbiamo necessità di farlo conoscere anche a chi, poi ai prescrittori che poi lo mettono nei progetti.